Buongiorno a tutti, benvenuti nuovamente sulle Mine News. Siamo al Trocadero 520 ad Almeno San Salvatore, che ci ospita per le interviste ai membri del gruppo per il concorsone Le Mine News 2020. Ringraziamo come sempre Lara e Tania, che sono le titolari del Trocadero 520. Siamo in compagnia oggi del membro che ha vinto il secondo premio del concorsone Le Mine News 2020. Il membro è Angelo Rota, che molti di voi ad Almeno San Salvatore conoscono, una persona molto impegnata nel sociale e nel volontariato. Ciao Angelo. Ciao, ciao a tutti. Ho visto che sei iscritto nella piattaforma di Le Mine News dal 4 luglio del 2018, quindi sei un membro storico anche tu, tra virgolette, perché, come ripeto, Le Mine News è una piattaforma molto giovane, cresciuta esponenzialmente in questi due anni. Angelo, raccontaci un po' cosa fai, fatti conoscere un attimo ai membri che non sono di Almeno San Salvatore, raccontaci un po' di te. Ciao Marco, grazie, ciao a tutti gli utenti di Le Mine News. Che dire, mi chiamo Angelo, ho 34 anni e sono almennese da sempre, possiamo dire anche da generazioni, e come dicevi tu Marco, sono impegnato da un po' di anni in varie realtà del paese, come tanti altri almennesi, corpo musicale, oratorio, parrocchia, Avis, Aido, la Proloco, quando era attiva la Proloco e via dicendo. E utente di Le Mine News da 2018, utente di Facebook dal 2007-2008. Quindi agli albori di Facebook. Agli albori, quindi l'ho visto evolversi in questi anni e ho visto nascere anche delle belle realtà, delle piattaforme come ad esempio è Le Mine News. E cosa trovi in Le Mine News di diciamo interessante o secondo te che potremmo migliorarci? Ma innanzitutto questa duplice, come posso dire, presenza sia come gruppo che come pagina pubblica è una cosa molto utile. Innanzitutto la cosa più importante è un modo per tenersi connessi alla realtà del paese, quello che succede, i vari eventi, potersi informare. E io lo uso, lo sfrutto anche per questi gruppi e associazioni di cui faccio parte, lo sfrutto per un po' pubblicizzare e condividere le varie iniziative, i vari eventi che portiamo avanti. E per questo anche ti ringrazio, perché comunque sia uno strumento molto utile. Parlavo per me, ma parlo anche per tutti gli altri gruppi, i vari volontari almennesi. È bello alle volte in maniera gratuita far conoscere tutte queste iniziative, non solo all'interno degli Almeno, ma anche in quella che era la grande Le Mine, perché è questo anche uno dei fattori positivi di Le Mine News. Sono iscritti molte persone anche di altri paesi limitrofi e non solo, e non solo. Esatto, sì, perché l'intento di Le Mine News è far conoscere anche non solo la realtà di Almeno San Salvatore, ma anche di Almeno San Bartolomeo e della Valle Imagna, quindi tutti i paesi che ci stanno intorno, giusto per uscire un po' dal, tra virgolette, far uscire un po' dal guscio anche le persone, far conoscere anche le persone che hanno creato le potenziali, il volontariato, le potenzialità che hanno le persone che storiche dei paesi, farle conoscere in altri paesi e viceversa. Quindi, e cosa ne pensi invece dell'idea del concorsone? Il concorsone è stata una cosa simpatica, divertente, il fatto comunque di, cioè, già prima tramite il passaparola, io come tantissimi altri abbiamo invitato amici, parenti e conoscenti a iscriversi. Questo è stato un ulteriore stimolo, qualcosa di inusuale, ecco. Io ho invitato qualche persona, ho preso due numeri e mai avrei pensato, perché non sono un gran vincitore, la fortuna ecco non è che abita nelle mie zone, invece questa duplice soddisfazione di poter contribuire a ingrandire il gruppo e anche di aver vinto il secondo premio, di solito è mai ne go, come si può dire, e in questo caso e anche un altro nostro membro, la vincitrice del primo premio Valentina,
ha partecipato così mettendo il numero che corrispondeva alla data di nascita della madre, e mi diceva che è un numero particolarmente fortunato, infatti anche in questo caso è stato estratto. Bene, Angelo, io ti ringrazio e ti consegno il secondo premio del concorsone di Lemine News, che come ricordo tutti quanti è stato offerto in questo caso dalla falegnameria Legno Sta di Mazzoleni Stefano, che se volete farvi fare qualche piccolo lavoro personalizzato per compleanni o anche per l'arredamento di casa vostra, potete tranquillamente contattarlo. Io ti consegno il secondo premio, in questo caso è il cuore serigrafato Mola Mia di serigrafato Lemine News. Grazie mille Marco. Angelo, io ti ringrazio per aver partecipato, ma soprattutto per averci concesso l'intervista. Grazie a te per l'invito, ci mancherebbe. Per quanto riguarda le tue attività di volontariato, noi come Lemine News rimaniamo sempre disponibili. Grazie. E per quanto riguarda voi utenti della piattaforma social di Lemine News, ricordo che potete iscrivervi anche nel nostro canale di Instagram, canale YouTube, in cui vi è la raccolta di tutte le nostre interviste, e seguire le novità e le notizie anche nella piattaforma web www.leminenews.it. Alla prossima puntata, grazie di tutto e buona giornata a voi. Ciao.